Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, continuano ad arrivare aggiornamenti a profusione per quello che riguarda Fortnite. Abbiamo visto ragazzi poche ore fa l'arrivo della patch 4.3 che ha introdotto un sacco di novità, molte più di quelle che ci aspettavamo. Abbiamo visto questi nuovi alberi, per esempio, nel cratere di Dusty Depot. Abbiamo trovato in giro dei poster che raffigurano Omega. Dobbiamo andare ancora a capire bene a che cosa servono. Abbiamo visto il nuovo carrello della spesa. Oggi vedremo le nuove sfide. Insomma, ragazzi, il meteorite è cambiato. Sta veramente cambiando tutto su Fortnite. Ci stanno piano piano trascinando verso la stagione numero 5. E io ho già in mente, però non ve lo voglio dire in questo video, su quale sarà il tema della stagione, appunto, numero 5. Guardando anche in giro per il web, ragazzi, ci sono, come sapete, sempre un sacco di data miner. Chi sono i data miner? Ve lo ripeto ancora, sono quelle persone che riescono ad entrare di prepotenza nel codice sorgente del gioco e appunto ad estrarre delle informazioni che teoricamente dovrebbero rimanere segrete. Lo Xyuderino ve le trova, ragazzi, e ve le propone così da darvi un bel assaggio come antipasto di quello che ci dovremo aspettare nel futuro di Fortnite. Oggi, ragazzi, parliamo di qualcosa di veramente, veramente interessante: delle nuove skin, dei nuovi picconi e dei nuovi deltaplani che sono stati scoperti. Ce ne sono alcuni veramente meravigliosi, altri un po' meno, però, secondo me, quasi tutte le skin e deltaplani e picconi che stanno per arrivare sono veramente strabelli. Andiamoli subito a vedere, ragazzi. Non perdiamoci in quisquiglie. Prot! Questo è il primo, ragazzi. Allora, questo è il piccone a forma di canestro della skin che vedremo più avanti. Come vedete, a me piace tantissimo. Mi piacciono i colori, mi piace un botto l'idea di aver messo un canestro da lì e secondo me, ragazzi, faranno qualche cosa, ma ne lo vedremo più avanti perché ho tanti video da farvi vedere, ragazzi, che riguarderà anche i campi da basket. Proseguiamo, proseguiamo, vediamo un pochettino cosa c'è di bello. Sbang! La skin femminile di Venturion, ragazzi, a parere mio, molto più bella la skin femminile che la skin maschile. A me il Venturion non mi ha mai detto niente in particolare. Carino, l'ho visto giocare da altri giocatori. Sì, ci sta, però boh, un po' ambigua come skin. Questa invece è la skin femminile, molto carina, occhialini tattici in stile steampunk, coda, faccia completamente scoperta e ovviamente immancabile la tuta, uguale a quella del Venturion in versione maschile. Andiamo avanti. Bella, questa è una delle mie preferite. Questa, ragazzi, l'avevamo già vista un mese e mezzo fa, abbondante, con un mega leak che era uscito allora. E c'erano le skin dei ladri, ragazzi. Questa è una delle due skin che raffigura un ladro francese. Mi sembra un ladro francese perché c'ha il pizzettino lì, il pizzettino, il baffino tattico così, ragazzi. Ovviamente classica tenuta da ladro, cappellino in lana nero, maglia a strisce, pantaloni e la maschera, ovviamente immancabile. Molto molto interessante questa skin, mi piace particolarmente. Andiamo avanti ed ecco appunto, ragazzi, la skin femminile della giocatrice di basket. Anche questa, secondo me, tanta tanta roba, molto carina, azzeccata, precisa precisa la faccia, capello nero corvino, cappellino invece con visiera all'indietro, ovviamente scusatemi, immancabile canotta da basket e pantaloncini, pronta già con il dito a far roteare il pallone. Quella posizione che state vedendo, ragazzi, non è un caso, ma lo vedremo più avanti.
Ecco qua infatti la controparte maschile, ragazzi, il tizio che fa anche, che praticamente è la stessa skin del bombarolo lucente maschile, solo che qua non si è tinto i capelli color cornflakes. Così ci sta anche lui. Controparte maschile, ragazzi, della skin da basket, tatuaggio immancabile come in quasi tutte le skin di Fortnite, Easy, braccialetti, canotta nera e ovviamente pantaloncini corti. Andiamo avanti ed eccola qua invece, ragazzi, anche questa molto molto bella, GG per la nostra ladra in versione femminile, stesso completo ovviamente del suo compagno maschile. A me queste piacciono davvero tanto tanto, non so perché, ma mi piacciono un botto. Forza forza forza, ed eccolo qua, ragazzi, il nuovo piccone della skin Venturion femminile, come penso che sia il suo, credo che sia il suo. Come vedete, molto semplice, perché il Venturion maschile c'è quella specie di piccone a forma di parafango che non ho ben capito bene cosa vuole stare a significare. Questa io, boh, forse è di Venturion, ma potrebbe essere anche di un altro che non so se vi ho ancora fatto vedere. Comunque, bastone con un gufo dorato in alto, carina, diciamo Easy, una cosa che non esisteva e che ci può stare. Ah ragazzi, questo è il piccone della skin secondo me più bella che sta per uscire con il nuovo, i prossimi giorni che andranno avanti su Fortnite. Questo è un piccone con una pianta carnivora che è formato da una pianta carnivora, bellissimo, non so perché ma mi piace veramente tantissimo. I colori sono spettacolo, ci sono due foglioni giganti con altre tre gialle interne e il bastone è formato appunto dalle radici avvolte su se stesse. Avanziamo il backpack dei molto bello, questo è il backpack dei ladri, ragazzi, una cassaforte, ci sta tantissimo, niente da dire, cassaforte mega blindata con tanto di combinazione a rotella e mega maniglione per andare ad aprirla, molto molto carina come backpack. Avanti ancora ed eccolo qua, ragazzi, un altro backpack. Io so di chi è questo, ma non so se vi ho messo qua la skin. Ve la metterò. C'è una skin che dovrebbe essere, che sembra essere un altro ladro. Cioè, è un maschio, ho visto solo quella maschile, che però ha la faccia pitturata a forma di teschio, in poche parole. Ma ha anche lui il cappellino nero e un girocollo azzurro. Questo credo sia il suo backpack, anche perché, ragazzi, vedete che ha due arpioni, oppure questo è il backpack dei ladri, non lo so, ragazzi, non ho ancora fatto bene le associazioni. Questo è palesemente comunque un backpack di un malvivente, doppio arpione, hanno rubato un telegatto, non sappiamo bene perché, la mappa della banca per andare a svaligiarla con tanto di freccia che indica la posizione dove dover scavare, torcia tattica sul fianco e mi sembra di scorgere un prezioso che esce dal centro dello zaino. Andiamo avanti, ragazzi, questo è potrebbe essere il deltaplano, quello potrebbe essere quello di prima, il deltaplano, sì, credo sia il deltaplano. Questo, ragazzi, invece è il deltaplano dei giocatori di basket, come vedete. Ovviamente immancabile il canestro centrale con tanto di cestino e rete, al fianco due casse giganti come si vedeva negli anni 80 in America dei ragazzi che giocavano a basket la mattina e il pomeriggio, lì i mega stereo a mangiacassette con tanto di woofer giga. Ci sta anche questo, molto molto carino, questo deltaplano dei giocatori di basket. E arriviamo, ragazzi, a un altro deltaplano. No, allora questo credo sia, no, quello di prima è quello della skin che vi ho detto. Questo, ragazzi, è il deltaplano dei malviventi, dei ladri praticamente. Come vedete è formato da un quadro che si può già intendere essere di valore e con tutto il contorno d'oro, bloccato ovviamente con due cinghie, per il momento non si vede altro, ma molto carino anche questo, bello lo stacco viola oro. Arriviamo, ragazzi, a un altro deltaplano, quello di una delle skin più belle che ci saranno nei nuovi giorni, nel nuovo aggiornamento. Questa è una
mega piantona carnivora. Come vedete, come faccio a sapere che è una pianta carnivora? Uno, perché avevo delle piante carnivore e vedo che nelle parti esterne, vedete quei cosi, quelli che vedete qua praticamente, questi sono caratteristici delle piante carnivore, e ovviamente la parte centrale, il bulbo centrale, è una mega piantozza carnivora che all'occorrenza si chiude. Andiamo avanti ed eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua, questo qua è il super ultra mega punk carnivoro, ragazzi. Una delle skin più belle, ve l'avevo già anticipato, il re delle piante carnivore, ragazzi. Faccia rossa, cattivissimo, con tanto di vestito che va molto a richiamare appunto la pianta carnivora, così come le dita che vanno a finire, in poche parole, a radici, e il mega crestone nero formato sempre da una pianta carnivora. Credo che abbiamo terminato con le skin. Esatto, quella era veramente l'ultima, ragazzi. Sono state veramente, io credo che queste siano il pacchetto di skin, uno dei più belli che abbiano mai pubblicato e che mai vedremo arrivare con i nuovi giorni di Fortnite. Io spero, ragazzi, che vi sia piaciuto questo video. Quindi mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale, ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti qual è secondo voi la vostra skin preferita. Fatemelo sapere, perché sono curioso di capire un po' anche voi se la pensate come me. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video e noi ci vediamo in live. Ciao!